Siamo lodati Gesù e Maria. La prima lettura che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, oltre a ricordarci il prezzo della nostra redenzione, quello del nostro Signore, che è un prezzo molto alto, il suo sangue prezioso, il sangue che Gesù ha sparso sulla croce, come aveva cercato di preannunciare da molto tempo prima, come abbiamo sentito dal Vangelo degli Apostoli, ci ricorda però anche una cosa molto importante, che in vista e in virtù di questo sangue le nostre anime possono e devono essere santificate, bellissima questa espressione, con l'obbedienza alla verità. Verità che si conta una persona, come sappiamo, di Gesù, che ha detto di sé: io sono la verità, e la sua parola, che è la verità che dobbiamo conoscere, interiorizzare e cercare di mettere in pratica. Qual è il culmine della parola di Gesù? Veniate gli uni gli altri come io vi ho amati. Infatti San Pietro prosegue: dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amate intensamente di vero cuore. Come il nostro caro Vescovo ha ricordato, ci sta, come dire, ricordando per quest'anno, se in una comunità cristiana non si comincia a vedere almeno un pochino di amore, un pochino di clima accogliente, almeno per quelli che frequentano, ecco, diventa tutto quanto complicato, insomma, diventa molto molto poco credibile anche la nostra fede in Gesù, perché se uno ci crede che Gesù è colui che è, deve cercare di fare il possibile per vivere quello che lui ci chiede. Non sempre è facile, però almeno, come dire, la dirittura, la direzione, ecco, l'impegno deve esserci. Speriamo di poter crescere piano piano, insomma, in questo anche, ecco, ricordare che abbiamo sempre il legame che c'è nel sangue di Gesù e la carità, no? Qui Gesù parla, San Pietro parla del sangue, verità e carità. Io quando venni qui tanto tempo fa, dissi: facciamo la comunione sotto le due specie, ogni volta che sentiamo il sapore del sangue di Cristo e ricordiamo l'importanza della carità, perché è il sangue di Gesù che è l'espressione massima dell'amore di Gesù verso di noi e che poi deve circolare tra noi, come anche ha ricordato il Papa in una recente catechesi sull'Eucaristia. Proprio il segno della comunione sotto le due specie dovrebbe aiutare la comunità a interiorizzare meglio quanto la comunione sia l'importanza al sacrificio, sia la partecipazione al sacrificio di Gesù che si compie sull'altare e che genera necessariamente tra di noi l'amore fraterno. Ecco, nel Vangelo ci sono due cose che dobbiamo notare. Ecco, numero uno, anzi tre, il contesto della domanda dei due figli di Zebedeo, che erano due tra i tre prediletti di Gesù, perché c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù annuncia la passione e questi vanno a fare una domanda che riguarda un primato da avere nei confronti di Gesù. Quindi, capite, da sempre tanta consolazione vedere queste cose, insomma, perché si dice nel proverbio popolare che mal comune mezzo cavolo, insomma, no? Quindi se anche gli apostoli hanno dovuto fare un cammino, perché non sono nati perfetti ma ci sono diventati, siamo consolati, no? Ma poi vediamo proprio l'errore proprio di partenza della domanda di questi apostoli, che dicono a Gesù, dice: maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo, noi vogliamo che tu faccia quello che diciamo noi. Tanto cammino ancora. Gesù aveva imparato a chiedere al Padre nostro: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cioè io voglio fare quello che dici tu, non voglio che tu fai quello che dico io, insomma, no? Quindi questa, e noi abbiamo sempre questa grande difficoltà, perché non è sempre, cioè stare a quello che Dio vuole è sempre un impegno, è una grande fatica, specialmente quando la volontà di Dio passa per sentieri per noi poco comprensibili, cosa che accade molto molto spesso, quindi molto difficile dire fiat, amen in certe situazioni. E poi c'è il tema del servizio, ecco, la domanda che fanno questi cari discepoli è da non porsi, perché se c'è una gara che dobbiamo fare tra di noi a chi sta più in basso, non a chi sta più in alto, Gesù lo spiega, no? Tra gli uomini fanno a gara a chi va più su e tra noi facciamo a gara a chi va più su, quindi chi ha chi va più giù, chi va un po' giù sarà un grande, ma chi va all'ultimo posto sarà il numero uno, ecco perché
provvederanno. La visione cristiana capovolge, come sapete, che così concludiamo, la Chiesa gerarchica, abbiamo visto anche l'ultimo incontro di catechismo per gli adulti, però generalmente le gerarchie sono, come dire, rappresentate simbolicamente come una piramide, no? Quindi si va sempre più su e poi c'è chi sta più in alto di tutti, che è al vertice della piramide. Questo è vero, però poi bisogna rigirarla. Infatti il Papa si chiama, come si chiama il Papa? Servo dei serviti. Questo è il nome del Papa. Quindi sì, è il numero uno, ma il numero uno al contrario, perché essere il numero uno vuol dire mettersi all'ultimo posto come nostro Signore per noi suoi discepoli. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, in questa nostra continua conversione a tutte queste cose che non sono mai abbastanza meditate, perché sono impegnative, contraddicono la nostra natura, diciamo così, lasciata allo stato prato, e ci impegnano, ecco, costantemente a camminare in conversione e in umiltà, sapendo che piano piano riusciremo a essere sempre più e sempre meglio come Gesù vuole che siano i suoi discepoli. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.